Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura delle avventure di Cipollino. Oggi siamo arrivati al capitolo 12 che ha il titolo Non c'è boia che non si stracchi se a Pirro Porro tira i mustacchi. Come sempre vi spiego le parole difficili, prima in italiano, poi vi leggo il capitolo e alla fine del capitolo troverete anche la traduzione dei eh, vocaboli delle parole difficili in tedesco. Cominciamo però con la spiegazione in italiano. La prima parola è boia. La boia è la persona che per lavoro uccideva, una volta, adesso non ci sono più, ma uccideva le persone, boia. Straccarsi è un vocabolo che non esiste più, è un po' dialettale per stancarsi, diventare stanco. Mustacchi è anche una parola che non si usa più per dire baffi. Fracasso è rumore. Equivoco. Un equivoco è un malinteso, uno sbaglio. Serre o serra al singolare. Sono degli edifici per far crescere le piante anche in inverno, in edifici caldi, eh, per piante che altrimenti in inverno non sopra sopravviverebbero una serra. Provviste sono delle scorte di eh, alimentari, cose che servono eh, per sopravvivere per un lungo tempo. Sciagura è una disavventura, una disgrazia, un grande problema. Accingersi vuol dire cominciare. Suggeritore è la persona che suggerisce, distratto è una persona che perde facilmente la concentrazione, che non fa attenzione, si distrae e dignitari sono le persone che hanno una carica, un'alta carica, dignitari. Un'onorificenza è un riconoscimento. Poi sussiego è un atteggiamento, un atteggiamento che di solito è un po' negativo, il sussiego è un po' di superbia, un po' di supponenza, un atteggiamento un po' freddo, diciamo. Mentire vuol dire dire bugie, il contrario di dire la verità. Forca esistevano una volta, oggi non esistono più, è un patibolo dove impiccare le persone. Scure è un'ascia un'accetta, praticamente una vecchia arma. Picca è un'asta, una lancia, anche questa è una vecchia arma. Fiammifero è un pezzo di legno che si incendia per dare fuoco. Il rogo è una catasta di legno che viene accesa per creare un fuoco. Rogo. Ringhiare è quello che fanno i cani. Abbaiare, ringhiare quando sono particolarmente cattivi o innervositi svenuto è una persona che ha perso i sensi. Cordame sono delle corde. Albero maestro è l'albero più grande di una nave o di una grande barca. Nascondiglio è un luogo per nascondersi. Sfruttare usare senza avere il permesso, usare per il proprio beneficio. Salamelecchi sono dei convenevoli, molti convenevoli. Sbrigarsela vuol dire vedersela risolvere qualcosa senza l'aiuto di altri e impiccare, abbiamo detto, uccidere sospendendo una persona per il collo e la vergogna è un sentimento che ci fa venire rossi quando ci vergogniamo, quando siamo molto imbarazzati per qualcosa che abbiamo fatto. Ecco qui, queste erano le parole, adesso vi leggo il capitolo numero 12. Non c'è boia che non si stracchi se a pirro porro tira i mustacchi. Il principe limone fece il suo ingresso nel villaggio la mattina seguente, accompagnato da 40 limoni di corte e da un battaglione di limoncini. Come sapete, alla corte del principe limone portavano tutti un campanello in cima al berretto e facevano un concerto straordinario. All'udire quel fracasso. Pirro Porro, che si stava pettinando i baffi davanti allo specchio, si affacciò alla finestra, lasciando a mezzo la sua operazione. Così fu arrestato e condotto via, con un baffo all'insù e un baffo all'ingiù. Lasciatemi almeno il tempo di pettinare anche il baffo sinistro, supplicava Porro mentre le guardie lo portavano in prigione. «Fate silenzio, altrimenti vi taglieremo il baffo sinistro e poi anche quello destro, risparmiandovi la fatica di pettinarli!» Pirro Porro se ne stette zitto per paura di perdere la sua unica ricchezza. Fu arrestato anche il sorpisello. «C'è un errore! Io sono un avvocato! Sono al servizio del Cavalier Pomodoro! C'è un equivoco! Lasciatemi subito in libertà!» Ma era come parlare col muro. I limoncini si accamparono nel parco, per un bel pezzo si divertirono a leggere i cartelli di don Prezzemolo, poi, per non annoiarsi, cominciarono a strappare i fiori, a pescare i pesci rossi, a tirare al bersaglio contro i vetri delle serre e a prendersi altri spassi del genere. Le contesse andavano da un comandante all'altro con le mani nei capelli. Per favore, signori, preghino i loro uomini di moderarsi. Essi ci stanno rovinando tutto il parco. I comandanti si irritarono moltissimo. I nostri eroi, essi risposero, hanno bisogno di svago, dopo le fatiche belliche, e voi dovreste essere più riconoscenti. Le contesse fecero osservare che arrestare Pirro Porro e il Sorpisello non poteva essere stata una gran fatica. Allora il comandante rispose Benissimo, faremo arrestare pure voi, così guadagneremo meglio il nostro stipendio. Alle contesse non rimase che scappare via a lamentarsi col principe limone, il quale naturalmente aveva preso alloggio al castello con tutti i 40 limoni di corte, scegliendo le camere più belle e trattando senza complimenti pomodoro, il barone, il duchino, don prezzemolo e tutti quanti. Il barone era preoccupatissimo. Vedrete, diceva sottovoce, mangeranno tutte le provviste e noi morremo di fame. Se ne staranno qui finché avranno mangiato tutto, poi se ne andranno lasciandoci nella peste. È una sciagura, è peggio del terremoto di Messina. Il governatore fece chiamare alla sua presenza Pirro Porro e cominciò ad interrogarlo, mentre don Prezzemolo, dopo essersi soffiato il naso nel suo fazzolettone a quadri, si accingeva a scrivere le risposte e Pomodoro sedeva alla destra del governatore per fargli da suggeritore. Bisogna sapere infatti che il principe Limone, benché avesse in testa il campanello d'oro, non era molto intelligente e soprattutto era distratto. Per esempio, appena il prigioniero fu condotto alla sua presenza, esclamò: Ma che bei baffi, in fede mia! In tutto il, governa il governatorato non ho mai visto un paio di baffi così belli, così lunghi e così ben pettinati. Pirro Porro, stando in prigione, non aveva altro da fare che pettinarsi i baffi. Grazie, eccellenza, disse umilmente. Anzi, riprese il governatore: Già che ci siamo, vi voglio nominare cavaliere del baffo d'argento là, miei limoni!» I dignitari accorsero subito alla chiamata. «Portatemi una corona di Cavaliere del Baffo d'Argento!» Gli portarono la corona, fatta a forma di un baffo che girava tutto attorno sulla testa. Però era d'argento, si capisce. Pirro Porro era molto confuso, credeva di essere stato chiamato per venire interrogato e invece si vedeva consegnare un'altissima onorificenza. Si inchinò davanti al principe, il quale tutto soddisfatto gli mise in testa la corona, lo abbracciò e baciò sui due baffi e infine si alzò per andarsene. Pomodoro si curvò a mormorargli all'orecchio preoccupatissimo Altezza, vi faccio rispettosamente osservare che avete nominato cavaliere un infame delinquente. Dal momento che l'ho nominato cavaliere, rispose il principe con sussiego, non è più un delinquente. Tuttavia interroghiamolo pure. E rivolgendosi a Pirro Porro gli, gli domandò se sapesse dove si erano rifugiati i prigionieri. Pirro Porro rispose che non sapeva niente. Il principe gli domandò se sapeva dove fosse stata nascosta la casa del Sor zucchina, e Pirro Porro rispose di nuovo che non sapeva niente. Pomodoro montò su tutte le furie. Altezza, quest'uomo mente! Propongo che sia messo alla tortura finché non dica la verità, tutta la verità nient'altro che la verità. Benissimo, benissimo, fece il principe limone, fregandosi le mani. Aveva già completamente dimenticato di avere decorato Pirro Porro un minuto prima, ed era tutto contento all'idea della tortura, perché era di animo cattivo e crudele. Che tortura gli possiamo fare? domandò il boia, arrivando con tutti i suoi strumenti, ossia forche, scuri, picche e fiammiferi, per accendere eventualmente anche il rogo. Strappategli i baffi, ordinò il governatore. Il boia cominciò a tirare i baffi del signor Porro, ma con tutto l'esercizio che avevano fatto a sostenere il peso della biancheria, erano diventati così resistenti che non se ne staccò nemmeno un pelo. Pirro Porro non sentiva assolutamente nessun dolore e se la rideva di gusto. Il boia sudò, sbuffò, ringhiò, si stancò tanto che cadde svenuto. Pirro Porro fu riportato in una cella segreta dove fu dimenticato. Dovette nutrirsi di topi crudi e i baffi gli crebbero tanto che fecero due rotoli sul pavimento e qualsiasi lupo di mare li avrebbe scambiati per cordame di un albero maestro. Venne la volta del sorpisello, l'avvocato si buttò subito ai piedi del governatore e cominciò a baciarglieli affettuosamente, supplicando Perdonatemi, altezza, sono innocente. Male, avvocato mio, molto male. Se foste colpevole, potreste rivelarmi qualcosa. Se siete innocente, è probabile che non sappiate nulla. Sapete almeno dove sono scappati i prigionieri? No, altezza, rispose tremando il sorpisello e di fatti non lo sapeva. Vedete? esclamò il principe Limone, come faccio a liberarvi se non collaborate con la giustizia? Il Sor Pisello si sentì perduto e nello stesso tempo provò una rabbia atroce a vedersi così abbandonato dal suo protettore e padrone. Sapete dirmi, continuava il principe Limone, dove è stata nascosta la casa del sor Zucchina? questo il sorpisello lo sapeva perché aveva udito la conversazione di cipollino con i suoi compaesani quella famosa mattina se io rivelo il nascondiglio pensava sarò libero ma che cosa ci guadagnerò adesso li ho conosciuti gli amici finché c'era da sfruttare il mio titolo e la mia abilità di avvocato per imbrogliare il prossimo mi invitavano a cena e mi facevano un sacco di salamelecchi no non voglio aiutarli se la sbrighino loro vada come vuole da me non sapranno niente e ad alta voce rispose seccamente no non lo so mentite urlò pomodoro lo sapete benissimo e non lo volete dire a questo punto il sorpisello non si tenne si levò sulla punta dei piedi per sembrare più alto fissò pomodoro con uno sguardo di fuoco e gridò è vero, lo so, so benissimo dove è nascosta la casetta, ma non ve lo dirò mai e poi mai. Il principe limone lo guardò sbalordito. Riflettete, gli disse, se non rivelate il vostro segreto, sarò costretto ad impiccarvi. Il sorpisello si sentì tremare le gambe per la paura e si toccò il collo. Gli sembrava già di sentirsi stringere dalla corda, ma ormai aveva deciso. Impiccatemi pure, rispose fieramente. Impiccatemi subito. Finito di dire queste parole, diventò bianco, cosa molto strana per un pisello, e cadde a terra svenuto. Don Prezzemolo scrisse nel verbale: L'imputato sviene per la vergogna. Poi si soffiò il naso nel fazzoletto e chiuse il libro. L'interrogatorio era finito. adesso ecco a voi la traduzione delle parole difficili. Boia, henker, straccarsi, müde werden, mustacchi, oberlippenbart, fracasso, geräusch, lärm, equivoco, misverständnis, serra, gewächshaus, provviste, vorrete, sciagura, unglück, accingersi, anfangen, Suggeritore, Souffleur, Distratto, Abgelenkt, Dignitari, Würdenträger, Honorificenza, Auszeichnung, Susiego, Würdevolle Haltung, Mentire, Lügen, Forca, Schafott, Skure, Beil, Picca, Picke, Fiammifero, Streichholz, Rogo, Scheiterhaufen, ringiare bellen, svenuto in Ohnmacht gefallen, cordame seile, albero maestro grossmast, Nascondiglio, versteck, sfruttare ausbeuten, salamelecchi katzbuckelei, sbrigarsela ein Problem alleine lösen, impiccare Picara erhängen e vergogna scham. Grazie mille per l'ascolto e a risentirci al prossimo capitolo. Ciao ciao da Luisa.